Genial.ly è un'applicazione online che consente, tra le altre cose, di creare presentazioni e video presentazioni molto versatili. Una volta entrati nel sito, selezioniamo l'opzione Start Creating e facciamo il Sign Up o iscrizione. Possiamo iscriverci direttamente con il nostro account Google, oppure creando uno username e una password che però non dovremo dimenticare. A questo punto dovremo scegliere il nostro settore, il nostro ambito di lavoro. Poiché siamo studenti, sceglieremo Education e qui selezioneremo Secondary Education. Cliccheremo poi su Next e selezioneremo il profilo Student, studente. Siamo finalmente pronti per creare la nostra videopresentazione. In alto a sinistra cliccheremo su Create Genially e poi su Presentation e su Create. Dal menu a sinistra selezioneremo l'opzione Video Presentation. Ho la possibilità di scegliere tra diversi templates o modelli che nella versione freemium o versione gratuita non sono contrassegnati dalla stellina. Per comodità selezionerò il modello base. In questa schermata posso selezionare i layout delle diapositive che intendo utilizzare per la mia videopresentazione. Se tra queste non trovo lo schema della timeline o linea del tempo, posso scrivere la timeline in una PPT di Google o di Microsoft, fare lo screenshot e inserirla come file d'immagine nella videopresentazione di Genially. Una volta selezionati i layout, potremo cominciare a lavorare al nostro progetto. L'ambiente di lavoro è molto simile a quello di PowerPoint o di Google PowerPoint. Se vogliamo realizzare una videopresentazione in gruppo, una volta completata la nostra parte, possiamo invitare i nostri compagni a collaborare cliccando sulla sagoma con il più e digitando i loro indirizzi di posta elettronica nell'apposito spazio. Una volta completata la videopresentazione, o se lavoriamo in gruppo, la parte che ci è stata assegnata, dobbiamo nominarla e poi cliccare sull'icona a tre pallini in verticale per condividerla con un link pubblico che possiamo inviare via mail o caricare come link nella consegna di Google Classroom. That's all, folks.